Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi video dei prodotti finiti. Ecco qua il mio sacchetto con i prodotti finiti. Sono sempre tanto contenta di fare questo video perché così butto via tutte queste cose, appunto questa immondizia. Ma oggi sono anche felice di fare questo video perché oggi ho avuto una buona notizia. Insomma, è stato un periodo un po' brutto. Sono stati 15 giorni un po' così sul filo del rasoio, perché sono andata a fare degli esami medici. Insomma, non erano proprio buoni questi risultati, quindi ho dovuto fare ulteriori esami e ho dovuto aspettare l'esito di questi esami. Avevo un po' paura, un po' timore, ma per fortuna oggi ho avuto la risposta, tutto bene, meno male. Ottobre è il mese della prevenzione, quindi mi raccomando, ragazze che mi ascoltate, importantissima la prevenzione, quindi fate tutti i vostri controlli. Questo appunto è il mese del controllo al seno, quindi mi raccomando, prenotate se non l'avete già fatto, il vostro check-up è veramente importante. Ok, adesso passiamo subito a questa cosa. Oh, qualcosa si è sprecato. Comunque, vediamo cosa ho finito, cosa ho terminato. Allora, ho terminato questa buonissima shower gel, buonissimo shower gel, vabbè, insomma, è uno schiuma da bagno, un gel da bagno per la doccia. Dirty Spring Wash, buonissimo, questo l'ho usato durante i mesi estivi, finito insomma da poco, profuma, è buonissimo, questo sa di menta, ma non è una menta troppo forte ed è ideale, insomma, sì, quando fa caldo, ma anche dopo la palestra. È bello mettere questo sul corpo e sentirsi super freschi. In questo periodo però invernale, cioè autunnale, invernale, non lo so se questo, no, forse si trova lo stesso in negozio, però io preferisco altre fragranze, insomma, un pochino più speziate, un pochino più così confortevoli per questo periodo, diciamo appunto autunnale, in cui comincia a far freschetto. Quindi questo lo ricomprerò però a primavera. Oh, poi ho finito la mia acqua micellare di Garnier. Ho già comprato il sostituto, vabbè, oggi con singolari, plurali, maschili, femminili, non ci capisco più niente, va bene, abbiate pietà, scusatemi. Comunque, questa è l'acqua micellare di Garnier che mi piace tanto, strucca bene, è delicata, non mi brucia gli occhi e quindi nulla, costa anche poco, consigliata. Ah, poi ho finito questa crema per il viso, questa è una crema da giorno di Lierac, mi è piaciuta tanto, questa l'avevo presa insomma da Boots, però nella sezione della, diciamo, farmacia. Veramente buona perché questa idrata e non è di quelle troppo ricche che insomma vi lasciano la pelle poi unticcia, assolutamente no, no. Ed ha una consistenza. Sì, è una crema però anche una consistenza gel, insomma non ve lo so spiegare, mi è piaciuta tanto, quindi questa la ricomprerò però sempre primavera perché nel periodo appunto così invernale ho bisogno di creme più ricche che proteggano il viso insomma dal freddo, però questa è veramente buona. Ho finito anche questo scrub di Saint Yves, molto famoso. Qua in Inghilterra c'è anche il bollino, qua numero uno degli scrub in Inghilterra. Effettivamente sì, fa il suo lavoro. So che questo è anche il preferito della modella Gigi Hadid, ma non è il mio preferito, perché secondo me questi granuli sono un po' troppo, insomma si sentono un po' troppo sul viso. Ho provato sia questa versione qui che quella diciamo più delicata, però insomma secondo me c'è di meglio. È buono il prezzo perché ha un prezzo molto competitivo, è bello anche che facciano queste mini size che si possono portare in viaggio, però ecco, non
non so, insomma, questo non è il mio scrub viso preferito. Un'altra cosa che ho provato, ma insomma non mi è piaciuta, è questo lip balm che mi era uscito da una Glossy Box. È buono il profumo perché questo sa tipo di agrumi, ha una consistenza che sembra un olietto, non mi piace per la verità questo applicatore così, insomma. E poi se ne va subito, cioè lo metti, però non è che si assorbe, proprio magari me lo mangio, non lo so. Comunque non mi ha fatto nessun effetto, non ho trovato nessun giovamento dall'uso di questo lip balm che è della The Organic Pharmacy. Questo qui aveva il burro di karité dentro, un sentore anche di rosa, di limone, però ed era completamente naturale, ma insomma non mi sono trovata bene, quindi questo ciao, non ti ricompro. Altro prodotto che è uscito da una Glossy Box quest'estate era questo deodorante Soft Gentle. Questo qua è un deodorante con una cosa particolare dentro che fa sì che i peli sotto le ascelle ricrescano in maniera molto lenta, quindi meno veloce del solito, è vero, questo lo fa, però non mi piace, infatti dentro è pieno, questo lo butto, non mi piace che quando lo spruzziamo, adesso vi faccio vedere, non so se si vedrà, però vabbè, praticamente fa una nuvola bianca. Ha un odore fortissimo e falso, di qualcosa di falso, cioè sembra una lacca di quelle che mettono le vecchiette, non so per quale motivo comunque, no, per quale motivo penso alle vecchiette, ma sono quelle lacche che hanno quell'odore, insomma, non so, chimico, e questo poi fa questa nuvola di polvere, perché cioè, mi sembra molto talco dentro, non so. E poi non è che rinfreschi più di tanto, quindi io questo qua non lo comprerò mai più. è uscito da una Glossy Box, ma io non lo ricomprerò. Però il fatto che effettivamente non faccia ricrescere i peli velocemente, questo funziona. Ho finito anche uno dei miei favoriti qua, Carex, questo è il sapone per le mani con la vitamina E, questo è molto profumato, mi è piaciuto, questo non ha un profumo particolare, di solito compro quello alla Coca-Cola, cose strane, questo non ha un profumo particolare, però è buono. Ho finito il mio deodorante, questo è buono, questo lo ricompro, della Vichy, questo è un deodorante senza gas, senza sali di alluminio, si compra in farmacia, un po' costoso, però insomma è delicato, è buono, mi piace. Poi vediamo le maschere di bellezza. Allora, ho usato un po' di queste maschere qua di Jean Pierre per le labbra, rimpolpano le labbra, eliminano praticamente le labbra, cioè se le labbra sono un po' screpolate tolgono queste screpolature. Queste sono buone di Jean Pierre, ve le ho fatte vedere un sacco di volte. Queste qua anche ve le ho fatte vedere un sacco di volte e sono le facce che si mettono sotto gli occhi. Questa è all'olio di cocco, questa è Spascription, la marca. Comunque metterò insomma tutti i prodotti sotto nell'info box, i nomi, così volendo potete andarli a controllare. Queste qui sono buone, di Spascription. Poi qui c'è una maschera di bellezza, c'è ancora il rivolo della maschera, non l'ho pulito. Questa è una Red Hot Sauna Mask, è una maschera che si riscalda di Montagne Jeunesse. Mi piace perché quando la mettete appunto sentite questo calore, dovrebbe servire insomma per aprire i pori e pulirli. Dentro c'è il lime, poi c'è il gelsomino e poi c'è il pompelmo, ci sono questi ingredienti. È buona, insomma, questa è proprio carina anche per rilassarsi, mi è piaciuta. Questa invece è di Tony Moly, queste di Tony Moly sono tutte buone, questa è una maschera in tessuto,
con la cerola, questa serviva per dare vigore insomma alla pelle, buona, queste non, che dire, sono tutte buone. Cerco di andare veloce perché come al solito di maschere ne uso tante. Questa è una maschera per gli occhi, sono sempre delle patch. Questa è di By Nature from New Zealand, ed era all'olio di rosa, manukane, cucumber, acido ialuronico, olio d'argano e camomilla. È veramente una bomba, molto buona. Vi lascio sotto tutte le indicazioni. Questa è un'altra buona, mi piace. Questa qua è Tea Tree Peel Off, sempre di Montagne Jeunesse. Certo, queste sono gel che poi appunto peel off dovete rimuovere, e tolgono praticamente lo strato superficiale della pelle, quello delle cellule morte, quindi poi la pelle è un pochino più luminosa. Non toglie però i puntini neri, cioè ho sentito persone che l'hanno utilizzata e sono rimaste male, che appunto non hanno visto questi puntini neri tolti, ma non ha questa funzione. E per togliere i puntini neri usate magari le striscette, quelle di Essence. Ho poi usato queste qui che sono nuove, all'uovo, mi sono trovata benissimo, queste sono proprio buone, sono di una marca che si chiama Too Cool for School. Questa qua praticamente è al bianco dell'uovo più aceto e serve per pulire i pori. Quest'altra invece è con l'uovo intero e l'estratto di noce di cocco. Questa è idratante e sono veramente buone, mi sono trovata bene, sono tutte e due delle maschere in tessuto. Poi ho usato un'altra di Montagne Jeunesse nuova, questa l'ho trovata in farmacia, si chiama Crystal Glacé, ed è praticamente è un peeling questo. Questo peeling mi è piaciuto di più rispetto per esempio a Saint Eve, perché questo qua è molto più delicato, cioè questo lo chiama maschera, però è praticamente una crema che sa leggermente di menta, con dentro questi cristalli di sale. Sono però sottilissimi e devo dire che con questi mi sono trovata bene. L'ho tenuta un pochino, questa la tieni poco sul viso, più che altro bisogna massaggiarla. È buona, sì. Questa invece è una sleep mask, quindi è una maschera che si mette prima di andare a dormire, è all'avocado. Io la metto, la faccio stare un pochino, poi praticamente con una velina tolgo l'eccesso e dormo, perché altrimenti poi mi si sporca il cuscino, cioè non mi piace assolutamente andare a dormire con la faccia piena di crema o cose del genere, faccio così. E questa è buona perché effettivamente se avete la pelle secca la mattina la ritrovate più idratata e luminosa. La marca è questa, Rata Eco, comunque vi metto le informazioni sotto nell'info box. Un'altra maschera che mi è piaciuta, e questa qui era venuta fuori da una glossy box, è questa Hydro Face Mask, 120 ore di idratazione. Ok, 120 ore di idratazione esagerato, però è una buona maschera in tessuto, che idrata in maniera appunto molto forte, è formata da due parti, da due sezioni, ed è insomma mi è piaciuta, veramente buona. Questa si deve ricomprare, era alla rosa di Jericho. Ultima maschera usata e ultimo prodotto per questa sessione, questa qui è di Jean Pierre con l'estratto di melograno, una buona maschera, anche questa secondo me dà idratazione, però insomma la sua caratteristica è quella di nutrire la pelle e far sì che la pelle diventi più elastica, elastica. È buona. E quindi niente, finisce qua questa carrellata di prodotti, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, mi raccomando, mese della prevenzione, andatevi a fare il check-up. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!